cominciare stasera con il ricordare Fabio. Fabio Cantore, che impegnato nello studio, nel sociale, nella collaborazione al lavoro di suo padre, si è voluto impegnare anche per il paese. Stasera si parlerà in modo particolare di Fabio. Sabato scorso c'è stata una bella manifestazione a Torino. Io non c'ero perché non stavo bene, ma sono riuscita ad ascoltare l'intervento di Lidio Pepino, che si è riferito in particolare alla Costituzione. Se è possibile, vale la pena ascoltarlo. È stato davvero un intervento che a me è piaciuto molto. Ora passo la parola a Luca Giunti, che ci illustrerà a che punto è il problema TAV. Naturalmente nel merito delle questioni tecniche ci saranno i nostri due oratori a dire la loro. Io porto il mio pensiero, il mio saluto e anche il mio auspicio che questa manifestazione sia una manifestazione larga, più larga possibile, unitaria, che metta insieme tutte quelle belle teste che la Val di Susa ha espresso in tutti questi anni. Bisogna che si prenda atto che non si può continuare a sperperare le risorse che sperperiamo ogni giorno per poi scaricare il prezzo sui cittadini in termini di tasse e in termini di tagli di servizi. Io penso che il senso che dovrebbe dare un sindaco a questa manifestazione debba partire dai problemi che hanno i comuni. Quindi non potrei partecipare a questa manifestazione senza dire che quelle risorse che vengono sprecate per il treno devono essere impiegate per togliere il patto di stabilità, perché questo è veramente qualcosa di è un incubo delle amministrazioni comunali. Io stamattina ho avuto un incontro con il direttore generale a Cosenza dell'ASL del Torino 3 per discutere delle sorti dell'ospedale di Vigliano. Tra le varie cose mi è stato detto che si sarebbe attivato un progetto importante di telemedicina. Sapete qual è la cifra che impegneranno per questo progetto importante? Ed è importante anche con quella cifra, 20.000 euro. Sapete per quanti euro veniva chiuso lo sportello dell'agenzia delle entrate degli anni? Mi hanno spiegato, guardi signor, noi dobbiamo chiudere lo sportello, perché noi per la spendere più non possiamo spendere più di 23.000 euro. Questi non li possiamo spendere più, se li ha accollati il comune di Vigliano insieme ad altri 11 comuni. Allora la domanda è, se siamo alla frutta in questo mondo, com'è possibile che nessuno fermi il mondo e si vadano a spendere milionate e vagonate di euro per quella roba lì? Noi non riusciamo nemmeno a dare risposte a quelle decine di cittadini che vengono là e ci chiedono fammi lavorare per 3 settimane, fammi lavorare per 1 mese. 6 mesi è già una cosa, se ne vanno facendo salti di gioia se riescono a avere un termine. Noi non riusciamo ad attivare niente, non riusciamo neanche a fare la manutenzione. Allora, tutto questo è assolutamente paradossale. Cercavano di suonare un terreno per riuscire anche le proprie famiglie. Stiamo raccogliendo per loro anche dei soldi, quindi chi volesse facciamo una piccola offerta. Detto ciò, Luca, no? Roberto veniva per primo. Buonasera, io inizio prima della vera e propria esposizione di Luca a parlare un attimo molto velocemente dello stato della progettazione della tratta internazionale e della tratta nazionale. Per la tratta internazionale, all'inizio dell'anno a Roma, al Consiglio dei Ministri, è stato presentato da RTF un rapporto di sintesi sulla progettazione definitiva. Non è stato presentato il progetto definitivo, perché all'inizio dell'anno erano ancora in completamento la maggior parte degli elaborati delle opere civili. Nelle successive presentazioni, anche ultimamente a Susa, si sono sempre illustrate
non è stato illustrato il progetto definitivo, ma alcune idee del progetto definitivo, in quanto in questi giorni i progettisti stanno completando la redazione degli elaborati e la preparazione di tutte le copie che devono fornire dal contratto. Per cui anche la cifra che è uscita di 8,2 miliardi è stata ottenuta prima di avere completato tutti gli elaborati, poi i conti ci fanno tornare. Per quanto riguarda invece la carta nazionale, attualmente è ancora in fase di istruttoria di valutazione di impatto ambientale il progetto preliminare e le previsioni danno fra 2 o 3 mesi il completamento di quest'iter con l'approvazione del progetto e le indicazioni delle fasi temporali per l'esecuzione e del progetto definitivo e delle opere, con una facilitazione che dovrebbe ricalcare quanto fatto per la tratta internazionale, cioè non fare una tratta da Settimo sino a Bussoleno, ma fare dei step intermedi anche per diluire nel tempo gli investimenti. Questo è lo stato attuale. E MDF non ha ancora completato il progetto, anche perché se avessi il progetto pronto, a oggi non c'è, magari domani sarà già pronto, avrebbe tutto l'interesse a renderlo pubblico immediatamente per far scattare i tempi di visione e preparazione delle osservazioni da parte di tutti gli enti aventi causa. In realtà la nostra relazione si potrebbe quasi concludere qua. Quanto costa Chiomonte? Costa tanto. Quanto lavoro potrebbe fare la base? Vediamo nel dettaglio. Noi facciamo parte della commissione tecnica e ormai siamo un po' abituati. Il capo costa tanto e porta qua la nostra relazione si potrebbe quasi concludere qua. Andiamo a vedere. La premessa numero 2 ve l'ho già fatta, questa volta stasera sarò un po' noioso, ma la prima premessa me la ricordo sempre a me stesso. Mi concentrerò soprattutto sui costi del cantiere di Chiomonte. Questa è la delibera con la quale il cantiere di Chiomonte è stato autorizzato, una delibera CIE dello Stato italiano pubblicata sulla Gazzetta, eccetera, eccetera. Non vi annoio mai. Però vi ricordo che di dentro c'è scritto questa frase qua, ve l'ho ingrandita perché sia chiara. Il CIPE nel 2010, quando approva il contratto per Chiomonte, dice una quota delle risorse nazionali disponibili per la messa in sicurezza delle scuole, l'accertamento ambientale, edilizia carceraria, eccetera, eccetera, una quota di un fondo che esiste già, viene presa, viene messa per il cantiere CAV. Questa quota è di 12 milioni di euro. Valore del 2010. Allora, prima di tutto, prima di cominciare a discutere dei costi del lavoro, diciamo che fino ad oggi i lavori del TAV hanno tolto lavoro, li hanno tolto denaro, perché il cunicolo di Chiomonte vuol dire che la messa in sicurezza delle scuole, la messa ambientale, la messa carceraria, la infrastruttura museale, eccetera, 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 non ci sono. O come minimo, e vale per tutta Italia questa sottrazione di denaro, sono meno di 12 milioni di euro. Quindi chi aveva idea di lavorare sistemando le scuole, la messa in sicurezza delle scuole, o l'edilizia carceraria o altro, sa che l'Italia ha portato via appalti per 12 milioni di euro. E c'è scritto sulla delibera ufficiale dello Stato italiano. Questi sono, sempre nella stessa delibera, il valore dei 12 milioni di euro. Poi cominciamo a vedere due o tre cosette, ma molto veloci. Se si cominciano a confrontare i costi che compaiono sui progetti italiani, sui finanziamenti europei, sulle dichiarazioni pubbliche del 2010, confrontate con quelle del 2011, con il progetto del 2012, si scopre che i conti non tornano. Sono sempre cifre diverse, molto alto, molto basso, molto alto, molto basso. Per inciso, questo è il progetto di finanziamento, lo schema di finanziamento europeo. Giusto per inciso, c'è scritto inizio dei lavori della Galleria della Maddalena.
31 gennaio 2010. Ma questo è un inciso, sarebbe un'altra storia, un altro intervento, parlare dei tempi rispettati o non rispettati. Questa è sempre la stessa delibera, e anche qua ve l'esplodo, ci sono qualcosa di interessante. In quella delibera 2010 si dichiara che la parte comune va da Saint-Jean de Maurienne a Chiusa San Vito e che il costo complessivo della parte comune è circa 10 miliardi di euro del 2010. Ricordiamocelo, c'è scritto così, io ve l'ho ingrandito, ma è scritto esattamente lì, che il costo della parte comune ammonta a circa 10 miliardi di euro, valori espressi in euro 2010. Come ormai credo avete imparato quando ascoltate, insomma, gente come, no, siamo in tanti oramai, ci basiamo su documenti ufficiali. Quindi, vabbè, entriamo un po' nel vivo della faccenda. Questa è la slide, una delle slide che ha presentato l'architetto Milano a Susa sabato scorso, come sapete fa ormai, e a Roma. E questa è la ripartizione dei costi. Secondo la fase attuale, perché per la fase attuale, anche se il progetto non c'è ancora, nessuno l'ha ancora visto, per la fase attuale si fa solo un pezzo piccolo, quella soluzione cosiddetta low cost. Allora, tratta Saint-Jean de Maurienne, confine 6 miliardi e 2, confine Susa 2 miliardi, totale 8 miliardi e 2. Prima facciamo un'osservazione che bisogna sempre ricordarsi di fare. Quella è la divisione in percentuale, tolto il 40% dell'Unione Europea che forse ci sarà. Ma al di là di quello, noi ne paghiamo il 34,7, gli altri ne pagano il 25,3. C'è scritto sull'accordo del 2012. Peccato, non bisogna mai dimenticare, peccato che la tratta dura è lunga 57 km, di cui in Italia, tra gallerie e aree, ce ne sono circa 21%. Però noi ne paghiamo il 34% fatto salvo il 40% del contributo europeo. La gran parte dell'opera del tunnel di base in territorio francese, ma la gran parte dei costi ricade all'Italia. Ma c'è un'altra cosa da fare, alla quale fare attenzione. Se vi ricordate, nella delibera qui si parlava di 10 miliardi di euro e della tratta da confine, oppure Saint-Jean-de-Maurienne, chiusa San Michele. In questo progetto, il cosiddetto low cost, che viene valutato, poi vedremo come, 8 miliardi e 2, ma la tratta arriva solo fino a Susa. Il miliardo e 8 che c'è di differenza è scomparso dalla tratta internazionale, quindi non viene più contribuito dall'Europa e dalla Francia. Non viene più considerato in questo progetto, perché loro pensano a fare un progetto low cost a Susa, così ve lo anticipo nel dopo lo salto. L'Iran ha detto che quella parte verrà posticipata a dopo il 2030, la parte che va da Bussoleno in giù. Poi dopo vi faccio un'altra osservazione su questo. Allora ricordiamoci, perché lì in mezzo ballano, e si vede anche da altre dichiarazioni che ci sono state. Vedete, questa è una slide che mi avviava messo in rete a ottobre del 2011, parlava della tratta Saint-Jean chiusa di San Michele divisa in questo modo, poi ne ha fatto un'altra divisa come questa, anche lì la differenza è un miliardo e 8. Quel miliardo e 8 lì, a occhio e croce, rischia, quando lo faremo, di rimanere a carico completo e totale dell'Italia. Però oggi non ce lo raccontano che quel miliardo e 8 lì a un bel momento salterà fuori nei nostri conti. Poi c'è un altro dubbio che è saltato fuori negli ultimi mesi. Allora si è detto, la tratta internazionale va da Saint-Jean a Susa e comprende la stazione internazionale, tutte e due, quella di Saint-Jean, di cui non si sa nulla, o poco, e quella di Susa, di cui ci sono tante slide, come vediamo. Bene, quello che non si capisce è, in alcune dichiarazioni la stazione di Susa costa 49 milioni, in altre situazioni 51. Non si capisce bene chi, da quale parte saltano fuori questi soldi, cioè se sono degli col costo internazionale, quindi lo paghiamo in percentuale, o se saranno a parte. Se, come è stato più volte dichiarato, fra pochi giorni, cioè gli inizi di maggio, verrà depositato in maniera ufficiale il vero progetto definitivo, quello con tutti gli elaborati tecnici, le cartografie, eccetera, eccetera, scopriremo anche questo, sveleremo anche questo.
Andiamo nel concreto, nella parte forse più succosa della presentazione che vi voglio fare stasera, che è stata questa. E vi faccio una breve storia, perché secondo me è importante capire da dove arrivano le cose. Fra due mesi, finalmente il TAR del Lazio discuterà uno dei due ricorsi che sono stati presentati dalla comunità montana negli anni scorsi, dall'associazione ambientalista. Gli avvocati, per quel ricorso lì, hanno chiesto al giudice di avere, di far sì che LPF concedesse, desse delle carte, dei documenti ufficiali. LPF è stata, ha avuto un'ingiunzione del giudice, LPF ha obbedito, non in maniera completa, ma non ci interessa in questa fase. Per questa ragione, cioè perché c'è stato un ordine del giudice, LPF ha tirato fuori due contratti, solo due, ed è questa la ragione per cui noi conosciamo e abbiamo le copie di due contratti, di cui adesso parliamo, che sono poi contratti in cui si discute anche delle varie delibere dei vari comuni. E sono due contratti, guardate bene, che non riguardano il cunicolo, riguardano le recinzioni. Velocemente, questo è il primo contratto. Il 5 maggio LTF affida a un'associazione temporanea di impresa fatta da Talcosa e Martina un contratto per la realizzazione di una recinzione anti-intrusione del valore di 1,5 milioni di euro. Due mesi dopo fallisce Talcosa, 2 mesi e mezzo dopo. Il contratto va avanti solo con Martina Service. Ancora 2 mesi dopo viene firmato un prolungamento del contratto e si arriva a un valore di 1,8 milioni di euro per esigenze manifestate dalle forze dell'ordine. C'è scritto sul contratto che ce l'ho dietro se qualcuno lo vuole. Il secondo contratto, più stretto, diciamo, è firmato nello stesso periodo, solo con un'associazione temporanea che c'è, la Martina Service e Intercostruzioni, per una recinzione anti-intrusione, valore 2,5 milioni di euro. La data è la data molto vicina al momento in cui scade questo contratto. Allora, noi conosciamo questo contratto. Vi ripeto, io ve li ho portati, sono qui se qualcuno ha piacere di sfogliare. Sono un po' noiosi, non è tutto contratto, ci sono tutta una serie di cose. Ma la sostanza, se voi fate le somme, leggete, insegnate dalle mani segrete, la sostanza è questa, che sommando i due contratti, e aggregando le voci, salta fuori che abbiamo, perché i soldi che usa l'ETF sono soldi pubblici, abbiamo comprato, pagato, affittato baracche per 700.000 euro, le recinzioni hanno un valore di 1,2 milioni, portale 5.000, portale che è di ferro che c'è in Italia, dal lato della centrale, torri faro, le cifre sono queste, sono la conclusione, diciamo la fine delle somme dei due contratti, sono stati impiegati 4.296.000 euro. Ci sono su questi due contratti alcune stranezze, alcune cose che non si capiscono. Primo, non bisogna dimenticare che RFI, la rete ferroviaria italiana, ha ancora in corso con Italcoge un contenzioso aperto, un contenzioso per la mancata realizzazione dei sovrappassi a Sant'Antonino con Dove, con la Fratelli. Li avete presenti tutti, io credo. Sì. Però RFI non è un soggetto strano, lontano da questa situazione, è socio al 50% di LTF. Allora, magari è normale nel mondo degli appalti, io vivo nei boschi e di questo non so niente, ma se io chiamo un idraulico in casa che mi fa un lavoro, poi litighiamo perché il lavoro è fatto male o io lo voglio pagare più basso, eccetera, andiamo davanti a un giudice e siamo in un contenzioso, poi non litighiamo per quell'idraulico lì per mandarlo a fare l'impianto idraulico in casa di mio figlio o di mia figlia. Non... Però è successo. Seconda cosa che non funziona tanto, che sembra strana, questi appalti sono stati dati a trattativa privata senza fare un vero e proprio bando. Cioè in realtà i bandi sono stati fatti, però le gare, diciamo l'affidamento dei lavori è stato fatto prima che scadesse, è stato affidato alla ditta prima della scadenza del bando ufficiale. Cioè è stata incaricata la ditta qualche giorno prima, qualche settimana prima, un anno prima che il bando scadesse. Ho messo fra parentesi due degli argomenti che potrebbero dire, spiegare questa ragione.
Un argomento è sempre viene sostenuto dalla controparte che questi appalti vanno messi all'asta, ma vanno affidati in questo modo perché non sono appalti nuovi, sono in pratica la continuazione degli appalti di Venaus e che tutto questo progetto è la variante del lavoro di Venaus. Secondo noi, secondo Legaltino, secondo la commissione tecnica, questa ragione non sta in piedi, ma è giusto, onesto, e dopo c'è che questa è una ragione portata dalla controparte. Un'altra ragione che viene portata avanti, che ritornerà nel discorso che facciamo adesso, si dice in realtà quei lavori lì sono stati affidati un po' in emergenza su ordine della prefettura, perché quelli sono solo i lavori di recinzione, non sono i veri lavori del pubblico, non sono i lavori che erano messi a progetto, sono delle cose eccezionali che abbiamo dovuto mettere in campo perché c'è il movimento locale che è da fastidio. Le bande luce lo già visto. Altre scadenze. I lavori sono iniziati senza un progetto esecutivo, oppure, secondo un altro diciamo, avendo un progetto esecutivo parziale, fatto solo per piccoli pezzi. Ora, per certe cose, per certi versi, potrebbe anche funzionare questa cosa, non è fatta benissimo, però si potrebbe anche tollerare alla luce delle ragioni che sono già state esposte un momento fa. Però i lavori sono iniziati senza rispettare le prescrizioni. Il CIPE, quando è autorizzato a fare questo lavoro, ha detto: io te lo autorizzo, ma guarda che prima di cominciare i lavori o durante l'inizio dei lavori devi fare certe cose. Ad esempio, vi faccio un solo esempio: una delle cose che devi fare è mettere in sicurezza tutta l'area, perché la valutare fra, io ve lo dico in termini più banali, però sono le prescrizioni, sono una delle prescrizioni di circuito. Allora, se anche i lavori che sono stati fatti non sono quelli del progetto perché sono stati ordinati per ragioni di sicurezza, va tutto bene. Ma ricordo che la legge di gravità che agisce sulle rocce non è che fa distinzione se il lavoro è fatto perché l'ha ordinato un giudice o un prefetto, piuttosto che fa parte del progetto. Se una roccia deve cadere, cade. E se la prescrizione dice: prima di iniziare i lavori mettete in sicurezza tutta l'area, perché poi può darsi che caschino delle rocce. Le rocce caschino sia che il lavoro venga fatto in base al contratto, sia che venga fatto in base ad altre esigenze. La legge di gravità non ammette discussioni. Se andiamo poi un lavoro che è stato fatto da Alberto, da tanti altri, eccetera, analizzare per bene, ci sono delle altre scadenze che sono scritte lì. La Martina Serra si nasce in un certo periodo ad aprile con 10.000 euro di capitale sociale, un mese dopo si aggiudica a 1.500.000 di euro. E questo io sono un ignorante, non intendo gli animali di fiorellini, però sono strano. Il Tal Costruzioni nasce a maggio con 10.000 euro di capitale sociale, neanche interamente versato. E 4 mesi dopo si aggiudica un appalto da 2.500.000. Martina Serres e Ita Costruzioni non possiedono le so sono queste, erano scritte qua, ma non ce ne discutiamo, sono una certificazione obbligatoria per legge per partecipare a certi appalti pubblici. È assodato che Martina Serres e Ita Costruzioni, quando vengono ad appalto, per le certificazioni non ce l'hanno. Un'altra cosa strana, che non so se qua ci sono degli imprenditori, il saldo, lo stato di avanzamento dei lavori e poi il conto consultivo alla fine viene pagato entro 45 giorni. Si sa di ditte che hanno crediti nei confronti della pubblica amministrazione che risalgono a un anno, a 12 mesi, a 8 mesi, a 20 mesi. Lì è un'isola felice, i conti sono stati pagati al massimo in un mese. Questo lo sappiamo. Queste ed altre presunte, perché fino a dimostrazione contraria sono stranezze, sono cose che non tornano, ma sono irregolarità presunte, sono elementi da riconsaltare che fanno parte, diciamo, l'ossatura di quelle richieste di chiarimenti che stanno girando, che sono state approvate, credo, da praticamente tutti i comuni della bassa. Attenzione, un consigliere di condono assunta ha chiesto espressamente chiarimenti su questi punti a Viano. Io lo presento. Vi ha risposto questo: ah, non sono a conoscenza delle vostre richieste di chiarimenti. La prima cosa che ha risposto è: non lo so, ma questa vostra richiesta a me non è ancora pervenuta.
Va bene. Due, quando mi arriverà la richiesta non avrò nessuna difficoltà a chiarire tutto quello che è a mia conoscenza. Tre, guardate però, io non sono, dice Milano, un commissario ad acta, non sono un commissario che sostituisce delle forze, degli organi, diciamo, delle istituzioni che hanno dei poteri. Io ho dei poteri di indirizzo e quindi non mi posso sostituire, dice lui, a organi come la Corte dei Conti o il TAR o altri soggetti che hanno un punto specifico di verificare questi aspetti. Dice questo perché Alberto Reggio lo incalzava sul fatto che lei è la governance di questo progetto, lei è presidente della commissione intergovernativa, commissario della patrimoniale e presidente dell'osservatorio. Nella questione TAR io non è difficile di trovare una persona che abbia, diciamo, una governance, un potere di governo. Ma poi ha detto anche un'altra cosa, ha detto, sono tranquillo perché questi sono gli appalti più controllati in Europa, perché essendo internazionale li controlla la Corte dei Conti italiana, la Corte dei Conti francese e la Corte dei Conti, la Corte dei Conti europea. Noi non abbiamo avuto la possibilità di interloquire ancora, però ci sarebbe piaciuto sottolineare il fatto che va bene, ma la Corte dei Conti francese pochi mesi fa ha tirato giù una serie di osservazioni specifiche sui costi della prima unione, persino più cattive delle osservazioni che abbiamo fatto noi. E poi ha detto, guardate qua, i costi potrebbero essere più alti, perché lì c'è un problema di sicurezza e il movimento notava, come dire, ha fatto alzare il costo. Alberto gli ha detto, sì, ma un braccello di ferro costa un braccello di ferro, no? Al massimo ti costerà un po' di più il trasporto perché devi fare un giro lungo andare in autostrada, ma non può costare 15 volte o 10 volte di più. Già che abbiamo parlato di SUSA, vi sottolineo un paio di, diciamo, di coltelli. Allora, la presentazione, l'introduzione al progetto della Caparra della stazione internazionale, sia SUSA che Roma, è stato fatto con questa slide. La capanna, lo chalet del Lago Nero, a Sausenburg, di Carlo Mollino, ha reinventato la cosa della cultura figurativa alpina, eccetera, 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 e la stazione internazionale, con il richiamo delle loge, la tradizione alpina, tutto quanto, si inserisce nello stesso contesto e costituisce un unicum, un continuum tra il genio dell'architetto Mollino degli anni 40 e il genio dell'architetto Kenzo Kuma di questi degli anni 2000. Perfetto, perfetto, bellissimo, un racconto fantastico. Peccato che se voi avete questo volume, Architettura moderna delle Alpi italiane, e andate a guardare la scheda della Capanna Mollino, scoprite una cosa interessante. La Capanna Mollino è un capolavoro di architettura, geniale, fantastico, bellissimo, ma non ha mai funzionato come stazione. Non ha mai funzionato per quello che è stata progettata, è stata continuamente oggetto di restauro. Oggi viene usata come parco strade, ma l'hanno girata completamente. È una scheda ufficiale di un organo di architettura, me l'ha segnalata il mio collega di pattuglia quando ho detto. È significativo, è paradigmatico questo, cioè che l'esempio che viene portato per raccontare l'architettura della nuova stazione internazionale, l'esempio sia una roba bellissima dal punto di vista architettonico, perfetto, geniale, modernissima, ma una roba che non ha mai servito per la funzione per la quale è stata progettata. Io temo che la stazione sia una roba la stessa. Allora, ricordiamoci sempre, il TAR porterà la ruota, ci mancherebbe altro, qualcosa che occupa, 2 miliardi e 8 di euro solo dalla parte italiana, 10 miliardi complessivo, 26 miliardi in totale, secondo la Corte dei Conti francese, ci mancherebbe altro che non porti dei posti di lavoro. Questo è il primo esempio, questo è il secondo. Io dico sempre, e lo dico ancora di più adesso che siamo ospitati in una palestra di una scuola, io sono il rappresentante e genitore al liceo di Suse Bustoneno. La preside della scuola ha una formazione tipo letteraria, studiamo lettere classiche. Va bene, non è per niente un imprenditore, ma se domani mattina qualcuno le dà 50.000 euro, il giorno dopo lei crea posti di lavoro, perché noi a scuola abbiamo bisogno di sistemare le aule, di rifare il laboratorio, di chiudere i pozzetti che perdono dentro la palestra, di rifare le docce. Quello è dare posti di lavoro, piccoli, ma tanti. Invece il TAR dà un altro tipo
piccoli posti di lavoro. Allora, nelle presentazioni che sono andate in giro sono stati annunciati 1000 posti di lavoro ed è stato presentato questo tipo di grafico. Io non vado a discutere se andate a guardare il progetto preliminare, questi dati non sono esatti, ma io non vado a discutere quello. Si va a vedere che i 1000 posti di lavoro non sono continui. Vi faccio vedere il commento di Etinomia per collegarci a osservazioni in generale. Il grafico supera quota 1000 solo fra il 72esimo e l'84esimo mese, 86esimo mese. Quindi presenta un'occupazione temporanea di 14 mesi. Guardate, in Toscana e anche in altri cantieri dove abbiamo abbastanza esperienza in Napoli, hanno lavorato poche decine di persone come imprese di pulizia e bassa manutenzione. Per ora, oltre a quello che vi ho detto io prima sulla delibera da 12 milioni, per ora il lavoro è stato tolto, perché chi lavorava col vino, con la lavanda, con i castagnetti, con il parco archeologico, non lavora più. Poi quello che vi accennavo adesso, prendiamo per buona la cifra di 2,9 miliardi di euro. 1000 posti di lavoro fa 2 milioni e 900 mila euro per ogni posto di lavoro. Accidenti, metti pure i contributi, metti pure la monetizzazione, metti pure quello che vuoi. Ne facciamo i posti, ne creiamo i posti di lavoro con 2 milioni e 900 mila, che ovviamente non devono dare solo in stipendio, però accidenti. Attenzione, sempre Assunta, a precisa domanda di un imprenditore, io non mi un cattivo notato, vi ha spiegato, l'imprenditore ha chiesto quante garanzie per assumere gente della banca, e vi ha spiegato che non è automatico che venga assunta gente della banca. Perché, ha spiegato, questi appalti sono appalti grandi, saranno non più gestiti con generale contratto, ma saranno tra i 6 e i 10, ha detto, appalti, ognuno da 800 milioni, 1 miliardo di euro. Sono appalti ad alta tecnologia, ha spiegato Milano, e appalti ad alta tecnologia di questo valore vengono presi da non più di 10 ditte in Europa se non nel mondo, forse 2 in Italia. Riferisco testuali parole di Mario Tirano Assunta. Allora, dice lui, ha dato l'esempio di una ditta australiana. La ditta australiana concorre e vince. Quale interesse ha a assumere la gente del posto? Solo se la gente del posto è professionalizzata, ben formata ed è competitiva come costo rispetto ai suoi dipendenti australiani. In pratica, Tirano ha detto che se tu sei un operaio in casa integrazione o disoccupato o un giovane che vuole lavorare lì, per 2 anni devi studiare, che abbiamo 2 anni di tempo, i cantieri saranno aperti tra fine 2014 e inizio 2015, secondo lui. Se le istituzioni, i sindacati, i giovani, l'ASCOM, l'associazione commercianti, il territorio, eccetera, eccetera, lavora per professionalizzare la gente potrà essere assunta. Ma che ci siano delle garanzie sull'assunzione automatica della gente del posto, non ci sono. E poi, noi non siamo nati ieri, non dimentichiamoci che le stesse promesse sono sempre state fatte. Ma io da voi. Io non c'ero, ma sono giovane, non voglio anche voi. 2000 Olimpiadi, eccetera, eccetera. Noi le abbiamo viste per l'autostrada, per le Olimpiadi, per anni del 2000, ma anche per passato. Con Bassano, lo scalo ferroviario Bassano è stato realizzato a metà degli anni 80, è costato alcune centinaia di miliardi di lire, e ha funzionato per qualche anno sfruttando completamente le decine e decine di binari che erano stati realizzati, poi ha subito un progressivo abbandono da parte delle ferrovie con la riduzione del traffico merci. Attualmente sono stati dismessi quasi tutti i binari che venivano utilizzati nel passato, quasi tutti fabbricati. C'è un piano delle ferrovie di RFI Cargo, vediamo le diapositive forse anche dopo. Comunque un piano che prevede una declassificazione dello scalo Bassano. Detto tutto ciò, nel progetto preliminare della tratta nazionale per riqualificare Orbassano sono previsti, a
progetto preliminare, 680 milioni di euro per il rifacimento completo dello scalo di Orbassano, che dovrebbe ricevere, smistare, creare le centinaia e centinaia di convogli che sono previsti a regime nei modelli di esercizio della Torino-Lione. Per cui si parla di centinaia di miliardi a lire degli anni Ottanta, operazioni di gestione e manutenzione durante 20 anni, un abbandono e un nuovo investimento di 680 milioni di euro, 1300 miliardi delle vecchie lire, per ritornare a una condizione di circa 30 anni fa, sempre sulla base di dati di traffico che da noi in commissione tecnica sono stati ampiamente esaminati e attaccati, perché non hanno, a nostro avviso, alcun fondamento e nelle logiche storiche e nemmeno nelle previsioni future. Però guardate, il grafico di prima è stato fatto vedere a Roma e a Sud. Questo è stato fatto vedere a dicembre del 2011, ricadute sul territorio previsioni. Nel 2011 le previsioni erano queste, 700 impiegati al massimo, totali, è il confronto con lo stesso tipo di grafico. E c'erano addirittura i numeri, a seconda del cantiere, questa è Chiomonte, questa è la logistica, questa è Susa, questa è il totale, questo è l'elenco degli anni. Si arrivava a un massimo di 730 al terzo anno. Per un solo anno, certo. Non è cambiato, il progetto è sempre lo stesso, non sono cambiati così tanto. Quello che cambia sono i numeri che vengono dati nelle presentazioni. Ma attenzione, a proposito del lavoro, e vado a concludere, guardate che è acclarato, ve lo ingrandisco così se qualcuno vuole lo legge, questo è un articolo già di un anno e mezzo fa, è stato ripetuto più e più volte, è un articolo del Corriere della Sera, che non è Saratura o il quotidiano dei Montalvo. E parla, chi parla non è Montalvo, è un imprenditore della Mafia Edilizia, il presidente degli edili, dei costruttori dell'Afro, che spiega come questi grandi appalti non fanno per niente la fortuna o il lavoro delle piccole e medie imprese, perché vengono prese dai grandi appaltatori, dai grandi, cioè dal contratto, alle grandi imprese che hanno proprie forze, la propria manodopera, la propria tecnologia, e le ricadute sul territorio sono molto basse. Un altro racconto che ci è stato fatto, sia in queste presentazioni del progetto definitivo, sia nei mesi precedenti, è quello delle compensazioni che arriverebbero alla Valsusa attraverso il progetto realizzato anche dalla provincia di Torino, che si chiama Susa Smart Valley, quello secondo il quale a partire dal 15 di gennaio c'è la banda larga libera e gratuita per gli uffici pubblici, almeno a Susa e a Vellaggio. Io non vado a discutere, lì si promettono 10 milioni di euro, che sono una percentuale stabilita per legge dell'appalto generale del progetto complessivo. Io faccio solo un'unica osservazione: le compensazioni, che sono solo promesse, hanno un valore una tanto di 10 milioni di euro. La comunità montana che si vuole sopprimere, nel bene o nel male, negli ultimi anni, ogni anno ha fatto girare 10 milioni di euro, 10 milioni e 500 mila, 9 milioni e 750, 10 milioni e 1, 10 milioni di euro, ha fatto girare 10 milioni di euro ogni anno per progetti, cantieri, finanziamenti, lavori sul territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Si dice che, però una grande opera come il TAV serve in un periodo di crisi, perché mette in circolo del denaro e crea dei posti di lavoro. Guardate, è stato ampiamente detto, io vi cito solo Marco Ponti, che è un professore del Politecnico di Milano, che è contrario a questo TAV, ma non è un no TAV, lui spesso ci dice, ogni tanto ci sentiamo, ci dice che lui dà assolutamente a niente, se il TAV fosse utile, lui non avrebbe nessuna pietà a spianare la mano di nessuno, e che anzi, il TAV non è la peggiore delle grandi opere in Italia dal punto di vista dell'inutilità. Bene, lui e tanti altri ci hanno spiegato che
keynesianamente, Keynes è quell'economista che diceva che, cioè, teorizzava il fatto che l'intervento, la mano pubblica, aiutava la ripartenza dell'economia. Quel tipo di concezione poteva andare bene dopo la crisi del 29, la famosa crisi del 29, perché in realtà ha fatto 100 il capitale pubblico, 80 e qualcosa di più andava a pagare immediatamente materiale e manodopera, e quindi ripartiva subito l'economia. Oggi quella percentuale è esattamente capovolta: 20 va a pagare il materiale e manodopera e 80 è la finanziarizzazione o il costo delle tecnologie, cioè materiali, denari che non arrivano velocemente o anzi per niente nella economia reale. Non solo, ma per quanto sia grande l'impatto economico di quest'opera, la Corte dei Conti francese parla di 26 miliardi, prima che i 26 miliardi siano stanziati e ricadano fino a diciamo, alle ultime persone, quelle che poi rimettono in circolo il denaro, passa un tempo molto lungo, al contrario invece se uno investisse, quello che diceva il sindaco prima, tanti soldi in tantissime opere, e quindi non hanno neanche più quella funzione cosiddetta anticiclica. Andiamo a concludere. Ricordiamoci sempre il nocciolo fondamentale, quello che accennava Roberto poco fa, della contestazione che abbiamo fatto in tutte le salse dei dati di previsione. Il nocciolo fondamentale è che questa linea non serve. Non serve perché il traffico è in calo, non serve perché la linea storica c'è, perché è stata riammodernata da poco, perché si passa con i gabari, con le grandi sagome dentro il Fréjus, con qualche limitazione, ma si passa abbondantemente. Secondo i dati ufficiali internazionali, l'anno scorso sono passate qua 3 milioni di tonnellate di merci e la linea ne può portare 32. Poi, come vi avevo accennato prima, non ci crede nemmeno più Ferrovie dello Stato, Moretti, perché, come vi abbiamo fatto vedere già un momento fa, così non, nei piani 2013 di RFI, l'intera divisione cargo italiana viene ridotta di potenza, smantellata quasi, eccetera, eccetera, e soprattutto viene declassato a passante, perché non ha credito. E i presunti vantaggi, i famosi vantaggi che sposterebbero, che ci sono nell'analisi costi-benefici, perché adesso si fa una proposta low cost, quindi di fermarsi, fare tutti i lavori fino a Bussolena, poi aspettare forse dopo il 2030 per fare tutto il resto, ma i vantaggi presunti sono vantaggi che arrivano solo quando la linea sarebbe completa, anche quelli che sono scritti nei loro documenti ufficiali. Ultimo aspetto prima di andare alla conclusione: si è detto recentemente la rinuncia al TAV costerebbe 1,6 miliardi per la restituzione dei finanziamenti dell'Unione Europea, per la liquidazione dell'ETF, per il ripristino dei sitcomes e la chiusura delle gallerie realizzate. Roberto, cioè... Allora, io leggo l'articolo 3.4.1 del contratto di finanziamento stipulato tra l'Unione Europea e i governi italiano e francese il 5 dicembre 2008, il contratto che regola tutti i soldi che sono stati stanziati fino ad ora per gli studi. Per gli studi si intende anche la realizzazione delle discenderie in Francia e in Italia. Allora, l'articolo dice: il beneficiario del contributo può sospendere i lavori se vi sono circostanze eccezionali che li rendono impossibili o eccessivamente difficoltoso, in modo particolare in caso di forza maggiore. Cioè, l'Unione Europea concede i finanziamenti, ma non ha stabilito da nessuna parte, a priori, che qualcuno debba pagare delle penali o restituire dei soldi. In più, leggendo sempre le motivazioni dette dall'architetto Virano, c'è liquidazione e LTF. LTF è una società che al termine della fase progettuale, cioè dell'approvazione del progetto definitivo della tratta internazionale, sarà comunque liquidata, perché dovrà intervenire un nuovo soggetto che è in corso di definizione attualmente, che dovrà indire le gare di appalto per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione del progetto esecutivo. Poi un'altra motivazione è il ripristino siti già compromessi. Allora, nel progetto del cunicolo esplorativo della Maddalena
nello stanziamento dei 145-143 milioni di euro c'è una quota per la riambientalizzazione al termine dei lavori con piantumazioni eccetera eccetera. Difatti in una delle slide presentate in quel di Susa si fa appunto vedere i cantieri della Maddalena nelle situazioni attuali e poi i cantieri ad opere finite, per cui non c'è nessun ulteriore sforzo per il ripristino dei siti. Sarebbe ben diverso se a metà del lavoro, ipotesi, del tunnel di base a un certo punto uno dei due stati si ritirasse, allora in quel caso si potrebbero configurare degli oneri per lo stato che si ritira, ma non certo in questa fase progettuale. L'ultimo argomento, così come è stato riferito da fonti giornalistiche relativamente alla sparata del 2006, e riguarda la chiusura delle gallerie. Ora, anche in precedenti lavori, quando le gallerie sono state abbandonate da N motivi, ma nessuno è andato a riempire nuovamente tutte le gallerie realizzate riportando dentro il materiale. Si fa una palettina di cemento al costo di qualche centinaio o migliaia di euro, se siamo in queste condizioni così critiche come può essere Piemonte, e il gioco è finito. Non sono stati tappati centinaia e centinaia di bunker che erano presenti sul vallo alpino al termine della seconda guerra mondiale per i trattati di pace, ma l'Italia non ha pagato miliardi e miliardi per chiudere i bunker che erano in parte anche delle gallerie. Hanno messo un po' di cemento, qualche pipa e tutto si è chiuso. Se poi invece ci sono delle penali da pagare sui contratti che non vengono onorati, forse si potrebbe fare un altro tipo di discorso e vedere chi è che ha firmato quei contratti con una ditta con delle penali pesanti, ma quello è un discorso diverso. Comunque in un contratto firmato l'ammontare delle penali di solito va a coprire il lucro cessante, il danno emergente alla ditta, non va mai a coprire importi che siano o dell'ordine di grandezza o dell'ordine di importo d'appalto. Non si è mai visto né si può realizzare secondo il nostro lavoro. Allora, io trovo che in Orsusa una delle cose che mette i bastoni fra le ruote a questa gente è che si è formata una formidabile memoria collettiva. Quello che uno non sa, c'è qualcun altro che lo sa, e siccome lavoriamo tutti quanti insieme, chi è più tecnico, chi è più amministratore, chi è più movimentista, che eccetera. E allora mi permetto di suggerire, spero che tutti abbiano visto il film che cito, se no, credo che l'architetto di Rana abbia bisogno di questo regalo. Lo Sparaflash neuralizzatore di Meninger. Perché? E chiudiamo, siamo nei tempi. Sì, postulato, ma dai. Allora, se invece guardiamo il complesso della nuova Torino-Lione, prendendo i dati che ci ha illustrato Ivan Cicconi al convegno del Politecnico dello scorso autunno, vediamo alcune cose pazzesche. In realtà si passa da un progetto lucoso a un progetto high cost, questo è il solito progetto, voglio dire, solo per far vedere che la Francia è qua, l'Italia è qua, il pezzo più grande è dal lato francese. Allora, noi abbiamo sforato dei record. Il record attuale di costo dell'alta velocità è sulla Bologna-Firenze, calcolando le infrastrutture, gli oneri finanziari della costruzione e i contenziosi che ancora ci sono. E questo record vale 95 milioni di euro al chilometro. Nel 2001, da questa parte, ci si avvicina, perché è stato firmato un accordo internazionale Italia-Francia, ministro dei trasporti Pierluigi Bersani, tratta Seger... Parente del capolavoro. Il gemello. I dati sono lì, 72 km, quando c'è Francia, divisione 50-50, costo 70 milioni di euro per la Francia, per l'Italia 46 per la Francia. Nel 2004 siamo andati un po' più su, 93 milioni di euro a chilometro.
firma con il ministro dei trasporti un anno in un nuovo accordo. La tratta Saint-Jean-de-Maurienne Bussoleno viene di 1,67 diviso però a 33,66. Quella divisione lì fa 93 milioni di euro di opere. Nel 2007 siamo andati giù in su, 123, ministro Di Pietro. Quanta sfiga firmare certe cose. Sono lamentati dell'allungamento della linea internazionale. I chilometri sono 78, la divisione del preventivo con i chilometri e la percentuale fa 123 milioni. Bene, l'anno scorso, con il trattato di gennaio del 2012, con l'accordo Italia-Francia, la tratta diventa Saint-Jean-de-Maurienne-Susa, 57 km, preventivo 8 miliardi e 2, percentuale 42 a 57, fa 235 milioni di euro a piombo. Siccome io e Roberto abbiamo una certa età, siamo un po' fissati, fa 23.500 euro al centimetro, oppure, per chi si ricorda le lire, fa quella cifra di lire per un centimetro. Un centimetro di TAV è, signor sindaco, lo sportello che chiedeva prima che era chiuso. O gli altri 20.000 da stare a cercare una curva e recuperiamo tutto. Perfetto, facciamo un pelo più dritto. Domande conclusive. Questo record, che è un record, può essere migliorato? Certo, perché se l'Unione Europea non ci dà il 40%, se i costi preventivi non saranno rispettati dal consuntivo, in Italia non succede mai, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, ma in Italia un po' di più. Roberto, che si è occupato di quella progettazione, ci ha detto, ci conferma più volte quella data che c'è sotto, cioè che la Torino-Milano è passata da 8,6 milioni al chilometro a 66, comprendendo tutto quello che deve comprendere, e il record si alzerà ancora se i costi finanziari degli investimenti venissero correttamente calcolati. Dove saranno, chiedo io, visto che abbiamo un record, chiediamo noi, dove sono i campioni di questo record? Dove saranno quando debito e futuro si presenteranno a Conte? I ministri Bersani, Lunardi, Di Pietro e Passera, il capo della struttura tecnica Ercole Incalza o il presidente dell'osservatorio Mario Milano? Saranno qua all'affatto. Danno per vinti.